Seconda puntata di Bajnjallis, riassunto, prima parte. Özgur ed Egzi parlano per trovare il nuovo accordo per aiutarsi reciprocamente, ma bisticciano subito. Egzi se ne va stizzita, poi tornata a casa immagina di vedere tutti i suoi ex che la rimproverano per aver sbagliato qualcosa con loro e perché non conosce le famose regole per una relazione. Egzi riceve poi una telefonata dalla madre, che vuole sapere com'è andata la serata con il medico. La ragazza deve letteralmente arrampicarsi sugli specchi per rimanere vaga. Anche Özgur riceve una chiamata dalla madre, che vuole sapere il nome della sua fidanzata che deve portare al matrimonio della sorella. Lui, dopo qualche esitazione, dice il nome di Egzi, mentre la ragazza entra dal suo terrazzo. Egzi gli dice di accettare l'accordo e Özgur comincia a dirle qualche regola per una relazione di successo. Una di queste regole è che se un uomo non ti chiede di sposarlo entro 3 mesi, devi lasciarlo. E quindi i due si impegnano a far capitolare il dottore entro la fine dell'estate. Özgur se la ride quando scopre che il dottore è in realtà un ginecologo. Egzi, con le amiche, architetta un altro incontro col ginecologo che avverrà al tennis club. A questo punto Egzi e Özgur provano i vestiti per questo incontro, lui la consiglia anche sui capelli e sul look e si creano dei momenti di feeling tra la coppia. Più tardi al tennis club arriva Serdar e Egzi si muove telecomandata da Özgur al telefono. Parla col dottore e riesce a farsi desiderare, andando via dalla festa al momento giusto. Özgur la riaccompagna a casa. Appena arrivata, tuttavia, Egzi riceve una chiamata dalla cugina Kansu, che le racconta che Serdar ha vinto il torneo di tennis e ha tantissime ragazze intorno. Egzi si maledice per essere andata via e per aver seguito i consigli di Özgur. Nel frattempo alla festa, un'amica di Egzi viene corteggiata dall'amico di Özgur, lo chef, tuttavia senza molto successo perché la ragazza è parecchio ritrosa. Egzi parla di nuovo con Özgur sul balcone del loro condominio e bisticciano sulla strategia da adottare per conquistare Serdar. Pochi istanti dopo, però, Egzi riceve la chiamata proprio di Serdar e non risponde, precipitandosi da Özgur per chiedergli la strategia da adottare. La strategia che Özgur le consiglia è quella di farsi desiderare e richiamare solamente il giorno dopo, perché lei è una donna molto impegnata e non può rispondere sempre al telefono. Tornata a casa, Egzi fa un sogno. In questo sogno viene abbracciata e baciata da Özgur. Al risveglio, ovviamente, si maledice per averlo pensato. Bajnjallis, seconda puntata, seconda parte del riassunto. Egzi riceve una chiamata da Özgur per un caffè in terrazza. I due si punzecchiano sul ti sono mancato, poi chiamano Serdar insieme ed Egzi si fa desiderare, prendendo tempo circa un prossimo appuntamento, proprio come vuole la strategia di Özgur. Mentre Egzi è a cena con le amiche di sempre, Kansu e Deniz, arriva il dottore nello stesso ristorante. Egzi scappa in bagno e chiama Özgur. Lui non risponde e lei se la cava da sola, dicendo che è molto impegnata e che si risentiranno per fissare un appuntamento. Poi con le amiche dice di doversi trovare un lavoro per non fare brutta figura con il medico, poiché al momento è disoccupata. Özgur ed Egzi alla sera si incontrano in terrazzo. Lei gli racconta dell'incontro con Serdar e continuano a punzecchiarsi. Nel frattempo, Ozan, l'amico chef e socio di Özgur, è rimasto colpito da Deniz alla festa e una volta scoperto che lei è un avvocato, si presenta nel suo studio per far rappresentare il ristorante in cui lavora con Özgur. In quel frangente sente una telefonata di Deniz che cerca lavoro per Egzi. Il ragazzo, per fare colpo, dice che loro al ristorante cercano qualcuno per organizzare eventi e per le risorse umane. Così Egzi viene assunta all'insaputa di Özgur. Poco dopo Serdar la richiama e lei accetta finalmente di uscirci venerdì. Alla sera incontra Özgur sul pianerottolo dopo una serata con le amiche che la vede ubriaca. Lei gli dice che finalmente ha trovato lavoro. Il giorno dopo vanno a fare shopping insieme per vestire Egzi in modo adeguato. Qui la ragazza incontra il suo ex e Özgur si finge il suo fidanzato per toglierla dall'imbarazzo. Egzi rimane molto colpita da questo gesto. Alla sera si incontrano in terrazzo dove lei sta per mangiare la pasta che si è cucinata.
Lei lo invita a mangiare insieme e parlano di quanto la ragazza debba apprezzarsi di più. Uno scambio di battute che sembra più intimo ed emozionante, dove lei lo ringrazia per il gesto del negozio, ma lui, con il suo solito fare da faccia di bronzo, sdrammatizza dicendo che lo ha fatto per se stesso e che lei ha messo anche troppo aglio nella pasta. Bisticciano quindi di nuovo ed Eggsy ritorna a pensare che lui sia un cialtrone. Nel frattempo Kansu tenta di far capitolare il suo fidanzato Levent, ma non ci riesce. Lui si fa soccorrere dalla figlia piccola con una scusa, pur promettendo a Kansu che finalmente dirà di loro proprio questo weekend. Ozgur riceve una chiamata dalla madre, che è impegnata nei preparativi del matrimonio che avverrà il sabato successivo. La madre chiede ad Ozgur di arrivare il giorno prima da loro, così lui è costretto a chiedere ad Eggsy di spostare l'incontro con Serdar che doveva avvenire venerdì. La ragazza non ci sta e i due bisticciano e rompono l'accordo. Subito dopo, Ozan invita Eggsy al locale per presentarla ai colleghi. Quando arriva, trova Ozgur e la puntata finisce tra la sorpresa dei due ragazzi.